Sto parte, vedi? Se sto così va bene? Allora, premesso che gli indizi d'allarme alla vigilia, poi alla fine li abbiamo toccati con mano, il riferimento è chiaramente prima di tutto al fatto che Biella è una squadra contro cui si fatica a trovare dei punti di riferimento per l'aggressività che hanno nelle due guardie, per. E quindi la qualità e la validità di Biel, che non dimentichiamoci, al di là della vittoria con Milano, veniva da delle sconfitte, e visto che ho il dovere di guardare le partite, le sconfitte tipo questa, non esattamente come andamento, ma voglio dire, molto vicina a Cantù, giocando 30-35 minuti, la stessa cosa a Caserta, anche se poi alla fine a Caserta hanno mollato. Voglio dire, una squadra contro cui non è semplice giocare. Primo indizio d'allarme. Secondo indizio d'allarme è la nostra situazione di energia fisica e mentale. Noi di fatto, ragazzi, abbiamo giocato quante partite, lo sapete meglio voi, soprattutto rispetto a me in questo momento, ma questo è, quindi stiamo veramente andando a raschiare le energie. Poi qualcuno lo sapeva, qualcuno no, ma l'Ideca oggi è arrivato dall'ospedale perché è andato a fare con lo staff medico delle Flebo, perché ieri sera alle 9:30-10 aveva 38 di febbre e stamattina aveva anche degli attacchi intestinali, per cui voglio dire, insomma, la somma, alla fine succede che... Detto questo però, e lo dico se non altro per dare un valore alla vittoria, perché è giusto dare un valore alla vittoria, diciamo la disamina della partita è molto semplice per quanto mi riguarda. Primi due quarti, una grande presenza, direi in tutti i momenti, in tutte le palle del campo, sbagliando, mi ricordo, i primi tre tiri da sotto, però... Bene, con tante piccole cose, qualche contropiede, voglio dire, no? Discreto, qualche recupero difensivo, insomma, quant'altro. Terzo quarto abbiamo iniziato camminando, 10 palle perse in 10 minuti, e mi collego a quello che stava dicendo Cancellieri, per la loro percentuale da 2, ma la loro percentuale da 2 è figlia del fatto che da palle recuperate facevano contropiede 1 contro 0, 2 contro 1 e quant'altro, per cui è chiaro che la percentuale si è alzata in modo esponenziale. Ma non solo, la nostra poca aggressività ha fatto sì che non solo facessimo noi palle perse non provocate, perché ne ricordo almeno 5 su 10 non provocate, ma soprattutto eravamo deboli, dal punto di vista deboli inteso soft, teneri, non aggressivi dal punto di vista offensivo. Questa non aggressività poi loro hanno un po' aumentato la pressione, si è messo in difficoltà, e questa difficoltà non abbiamo avuto il coraggio di attaccare, perché eravamo, non dico macchinosi, no, però eravamo come se non volessimo attaccare, proprio un blackout assoluto e completo. 10 palle perse, contropiede, non solo numericamente ma anche poi mentalmente, gli avversari rientrano in partita. Poi a un certo punto abbiamo girato perché abbiamo aumentato l'aggressività e coraggio, dico, aggiungo io anche un po' di autostima figlio delle partite precedenti, e abbiamo ripreso la partita con un'energia, un coraggio, un'aggressività. Probabilmente la zona ci ha aiutato, perché gli ha fatti pensare, perché gli abbiamo tolto un po' il ritmo, perché, e quindi di conseguenza, voglio dire, abbiamo fatto 1+1, cioè aumentato esponenziale le nostre aggressività in attacco, gli abbiamo fatti pensare un secondo in più a fare tutte le cose che invece prima prendevano e andavano, e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, il cui valore ho detto all'inizio. Adesso abbiamo 2 giorni, finalmente, sottolineo finalmente, perché devo essere sincero, ne abbiamo bisogno tutti, vediamo di recuperare Tau, vediamo di recuperare qualche energia sparsa, domani, dopo arriva John, dovrebbe arrivare un giocatore che ci dà
sicuramente una mano, ne sono certo, altrimenti poi prendo degli schiaffi giustamente dalla proprietà, ma sono sicuro che si dia una mano, un giocatore di energia. Dicevo oggi con Michele, mi ha chiesto una fotografia istantanea, polaroid, senza far tante è un piccolo Tau, per cui ecco, potete immaginare un piccolo Tau che viaggia in mezzo al campo. Domande? Sì. Quest'oggi hai vinto grazie alla difesa zona e anche grazie a una buona percentuale da tre punti. Sembra quasi al contrario quello che avveniva prima, nel senso che le nostre sconfitte di inizio campionato avvenivano grazie alla zona degli avversari, avversari che poi ci tenevano a basse percentuali anche da tre punti. Sì, noi oggi da questo punto di vista, allora, noi come percentuale da tre punti sappiamo perfettamente di essere una squadra che non ha degli specialisti o non ha tanti specialisti, una squadra che molti giocatori hanno come primaria qualità l'attaccare il ferro, giocare in avvicinamento anche sugli esterni e poi eventualmente dare come seconda priorità opzione offensiva tiro da tre punti. Chiaro che oggi però, soprattutto in momenti di difficoltà, vedi i due tiri di Daniel, il secondo del quale è figlio del primo, nel senso che il coraggio a cui facevo riferimento e l'autostima del primo canestro per il secondo e la bomba di Simone sicuramente hanno sono stati un defibrillatore, voglio dire, per la partita. Sulla zona, guarda, io le due zone a cui tu fai riferimento credo che siano le zone di Venezia e le zone di Avellino, due zone molto particolari dove noi non eravamo, e qui riferimento a oggi, ancora prontissimi negli equilibri per giocare. Oggi mi auguro, spero e lo dico voglio dire con certezza, messo sempre che la certezza degli idioti, quella assoluta inteso, però secondo me oggi saremo molto più pronti a giocarci contro. Però è anche vero che poi nel frattempo, prima di quelle zone abbastanza particolari, tra virgolette, avevamo giocato contro le zone vere e proprie, vedi Milano, piuttosto che, non mi ricordo, sicuramente Milano. E nel frattempo poi nel post abbiamo giocato contro squadre che hanno provato a fare zona, ma voglio dire, abbiamo trovato un ritmo diverso. È vero, voglio dire, questi due aspetti qui, voglio dire, sicuramente sono un po' eccezioni rispetto a quello che è il nostro trend naturale. Vado, no, stavo riordinando le idee, perché la domanda me l'ha bruciata l'amico e il collega, però va bene. Niente, volevo dire che negli ultimi tre minuti e mezzo avete concesso a Biella dei tiri liberi proprio con i piedi per terra, a Solagna e un po' tutta la banda, e per fortuna questi tiri non sono entrati. Li avevate battezzati nel senso che... Ecco, battezzati no, però c'è una cosa importante. C'è una cosa importante a cui io credo molto. Allora, al di là del fatto che noi, voglio dire, arrivati a un certo punto dovevamo fare una scelta, cioè quindi la zona è figlia di due motivazioni. La prima, quella di collassare ancora di più l'area, apre e chiude una parentesi, dove avere un corpo in più ci avrebbe aiutato, perché voi vi ricordate la partita di Biella, Cuso fece il record delle stoppate, sì. Voglio dire, no? A parte questo, no, ma è un dettaglio solo per... mancando un corpo, chiaro che voglio dire, io che ho la palla vedo, non vedo un corpo, vedo invece un'area vuota o non riempita, sono un po' più portato ad essere aggressivo. Tornando velocissimamente indietro, la zona fa per due motivi, quella di collassare un po' di più e quella di farli pensare un po' di più. Il fatto che spesso uno sia, e questo è anche un limite mio, sia condizionato dalla percentuale da tre punti degli avversari, non fare zona, è una trappola. Perché? Perché una cosa è prendere tiri da tre in ritmo giocando l'attacco contro la uomo. Tu contro la uomo acquisisci un ritmo per cui quel ritmo ti crea dei tiri coi piedi per terra. Viceversa, contro la zona il ritmo è diverso, cioè gli spazi sono diversi, i tempi dei passaggi sono diversi, motivo per il quale è probabile che anche una squadra con ottimi tiratori, chiaramente confidando su una buona qualità di difesa zona, perde il ritmo anche se arrivano da 15-20 minuti di buoni tiri da tre punti contro la uomo, possono perdere il ritmo.
E allora è una gioca in castro. Poi lo sappiamo che la zona è bastarda, perché la fai, se funziona funziona, e voglio dire, no? E se non funziona, voglio dire, vabbè, ci ho provato, allora fortunatamente oggi è andato. Infatti il cancelliere ha fatto una zona e tu gli hai fatto subito due penetrazioni e gli hai fatto quattro punti. Comunque a parte questo. Sì, no, ma sì, perché il discorso di prima, perché oggi forse siamo anche un po' più pronti a giocare contro questo tipo di difesa. Volevo chiedere invece per chiudere, sei partito con un White in gran spolvero, poi mi è parsa la mia impressione, dal primo tempo in poi, cioè nel secondo tempo l'hai avuto a sprazzi, forse non l'hai più avuto, e stanchezza mentale, fisica, così. Beh, voglio dire, io credo che possono essere una somma di elementi, perché pensare che ce ne possa essere uno no. Lui voglio dire, alla fine ha povero, ho sbagliato un paio di due o tre situazioni veramente facili. Non scrivete per favore, voglio dire, faccio la battuta, quell'intervento, voglio dire, da sei nazioni di Chessa è stata una roba. Ha detto che era stato lui che andava a andare contro il difensore, mi è stato detto. No, vabbè, ma a parte quella battuta, sicuramente lui, voglio dire, fa parte di quei giocatori che abbiamo bisogno di indirizzare la freccia sulla qualità a scapito della quantità. Fa parte dei giocatori di cui facevo riferimento prima. È anche vero che se fai 10 palle perse, ragazzi, ma 10 palle perse in 10 minuti è tanta roba, per cui voglio dire, il tuo attacco diventa è quasi inesistente, eh? È quasi inesistente.